In questo video, ragazzi, vi mostrerò un giocatore un po' più costoso dal solito, quello che vi mostro nei miei video, perché ovviamente lo abbiamo oscurato. Anzi, l'ho oscurato uno dei miei account che utilizzo per fare i video, quello del buon Rogerissimo. Vi faccio vedere un po' chi ha trovato, però prima di andare a vedere, farvi una review di questo giocatore, mi raccomando like, iscrizione al canale. Se volete acquistare crediti su Foot, ma anche giocatori, ragazzi, andiamo su Scegli il mio gioco, successivamente FC24, potete scegliere sia i crediti che anche i giocatori da acquistare. Ovviamente scegliete la piattaforma Xbox o PlayStation o PC. Supponiamo di comprare 1 milione di crediti. Per ottenere un 5% di sconto basta che scrivete Fabio in maiuscolo dove sta scritto buono. Come vi dicevo, ragazzi, sono nell'account del buon Roger, che ha scurato due top, cioè non so manco io come abbia fatto. Vi faccio vedere semplicemente le foto che mi ha mandato, le potete trovare qui. Queste sono le foto che mi ha mandato su WhatsApp e questi sono i giocatori effettivi. Quindi il buon Loftus Cheek con 5 piede debole, 92, un buon mediano sembra, ovviamente in game c'ha il mastino, l'intercetto plus, continuiamo a testare, anche se secondo me sarà molto pesante in game, ma in fase difensiva sarà un mostro perché c'ha questo intercetto plus. E il vero acquisto, ragazzi, è il buon lui, cioè ragazzi, ma come caspita ha fatto a sculare Rafinha rosso, che c'ha il pallonetto plus, il tecnico e il razzetto. Quindi un giocatore che sarà sicuramente agilissimo, andrà a 3000 km/h, ha 5 mosse abilità, 4 piede deboli, 1,76 m. Sono semplicemente curioso di vedere quanto costano attualmente sul mercato. Ho questa piccola curiosità. Tra l'altro il buon Roger si sta conservando 1 miliardo di pacchetti, cioè ha 106 pacchetti. Probabilmente li vuole tenere per il tozzo della Premier League. Non so se li aprirò, però nel caso mi dirò di farlo assieme. Lasciate like se volete vedere in questi 106 pacchetti se troveremo qualche tozzo. Vi faccio un video. Allora, l'interesse principale, vabbè, andiamo a vedere Loftus Cheek. Anche se Loftus mi sa che ha perso, mi sa che non prende, cioè è difficile prendere la, ma è un po' un mezzo bordello. Allora, ha perso tanto valore perché costa soltanto 200k. Ricordo quando l'avevo visto inizialmente in uscita, questo qua costava pure sui 300 e passa. Vabbè, comunque sembra un buon giocatore, secondo me per un rosso sculato non è male. Però il buon Rafinha secondo me costa tanto. Lasciamo che comunque è un giocatore che ha perso contro il Real Madrid, però guardate quanto costa. Ha fatto una sculata bella grossa perché costa 700k, sta, anzi anche 800, 760. Beh, 700k, apparentemente ho avuto un milione di pick rossi. Lo andiamo a testare in game, ovviamente vi faccio vedere dove bisogna utilizzare questi giocatori, dove è la posizione ideale per loro. Anche se devo essere sincero, secondo me ATD è il ruolo ideale per Rafinha, che vada a fare l'esterno, però voglio vedere se può fare anche la punta. Mentre il buon Loftus lo mettiamo come CC centrale, anzi come CDC. Modulo 4-3-2-1 in game, come al solito, Loftus qui e Rafinha qui. Però non vi nego che lo volevo provare anche punta o ATS il buon Rafinha. Quindi andiamo a vedere come si comporta. Moduli, li sapete, sempre 4-3-2-1. Ci sono anche altri top che mi piacciono, come il buon Otamendi, anche se gioca 1. Questo Robinson mai provato, anche se non sembra male, 95 di velocità, sembra che vada a 3000. Poi abbiamo Bayer, che io ho l'Evolution 5-5, però sto tozzo sembra molto più forte, più potenziato, anche se non ha 5-5. E poi c'è questa Weaver qui che non lo so, magari qualche sorpresina ci può essere con questi giocatori. Però andiamo a vedere. Vabbè, c'è questi qua che sinceramente sono i bidoni di turno della nostra squadra, ma andiamo a vedere in Weekend League come si comportano. E vai, sono curioso di vedere il buon Rafinha e il buon Loftus come si comportano. Andiamo ad analizzare molto la fase difensiva di Loftus, vi dico tranquillamente, mentre Rafinha vuole vedere sia l'agilità e sia lo sprint, vuole vedere se va in velocità, perché se va via in velocità questo sarà un giocatore top. Allora, Loftus sembra grosso in game, anzi è grosso in game. Comunque ragazzi, ormai tutti i giocatori che ho visto, Foot Fantasy eccetera eccetera, sono dei potenziati come non mai, perché servono per forza i tozzi ormai. Porco schifo, va a 3000, va. È agilissimo, vi giuro che sembra Neymar, non sto scherzando. Se siete amanti di Neymar, questo è il giocatore che fa per voi. Comunque guarda come caspita corrono i tozzi, raga. Mamma mia, cioè va a 3000 km/h, ragazzi. Che mostro è? Beh, che mostro è, ragazzi? Va a 3000. Bayer. Ha uno squadrone Roger, ragazzi. Ora veramente una bella squadra. No, dai, mi sono messo sulla linea. Mi sono messo sulla linea. Non deve mai passare sto pallone. Nell'L2R2 è un po' macchinoso quando deve tempeggiare. Perché comunque. Cioè, oh, no, questo qua è il mostro.
Questo è irreale, ragazzi. Che rapina è impressionante. Guarda. Che nei movimenti di corpo va a 30 km/h. Ma poi sono un bastardo io che cerco il dribbling in quella posizione lì. No. Dai, ma no, ma capo, ma come fai? Come fai a sbagliare un cambio di gioco facilissimo? Gioco da Felipe Anderson, ragazzi. Questo gioco non puoi passare le concentrazioni di secondi. Dai, Robinson. Oh, cassordo. Ha un Octus, niente. Ovviamente è cambiata la partita, ragazzi. Da un dominio mio, magicamente. Guarda, i miei non sanno più fare un passaggio, è incredibile. Dai, porco di... Ma che gioco sto giocando, ragazzi? Ma porco schifo. Non c'ho parole. Per forza di arzino offensivo questo videogioco, perché hai troppi pochi giocatori. Ma porco schifo, guarda Loftus. Goat. E ho sottovalutato questa partita come un coglione. Altamendi. Ma porco io! Bianco! Perché fai dritto? Porco io! No, mi fa impazzire questo videogioco di merda. Con la puttana di merda, tua madre canadese che l'ha creato. Sto Robinson l'odio. Lo sto odiando, osceno. E poi di arzini offensivi, ragazzi, mi serve più quasi offensiva, che sto facendo schifo. Minchia, bello lento, no? No, quanto fa schifo con queste palle alte, porco di vino. Mi bannerei tutti, porco di vino. Madonna, ragazzi, quanto fa schifo con queste palle. Giocare con queste... Madonna, ve lo gioco, faccio pure il bagaglio, potete vedere proprio... Manco un cambio di gioco che hanno fatto. Io vi giuro, mi viene a voler distruggere quel Canada di merda, porco di vino. Ma io devo esplodere. Scusa, una CPU imbarazzante c'è, cioè questo. Una CPU imbarazzante. I tozzi sono diventati peggio di non so che cosa. Dai, porco Diaz. Madonna, mi sta facendo tiltare tantissimo sta partita, ve lo giuro su Dio. Mi sto innervosendo come non potete mai immaginare. Oh. Alla fine, porco schifo. Porco schifo. No, io voglio capire che con quel difensore bastardo. Loftus, questa è tua, Loftus, questa è tua! Questa è tua sta palla! La mediana fa schifo. Stiamo due cose nella squadra, ragazzi, perché allora Loftus cicca. Fase difensiva male, ve lo giuro. Ma non mi è piaciuto per niente. Un sacco di interventi a vuoto quando c'era di fianco, non metteva la gamba. E c'è l'intercetto plus, quindi neppure fa solo con l'intercetto plus. Allora, prima prova dei giocatori. Beh, alla fine ha stramega promosso, ma Loftus male, ragazzi. Cioè, ha delle statistiche proprio fake. Cioè, ha intercetto plus, ragazzi. Poi, non lo so, ve lo giuro, ragazzi. Cioè, passaggio incisivo. Ah, dei playstyle top, ma in game non sembra per niente il giocatore che vedete dai playstyle. A parte che è un mattone, cioè l'abilità è proprio pesante, lo muovi. Ma raga, non mi è piaciuta in fase difensiva. Male, proprio il posizionamento. Zero proprio. Ci metto a Kaji al posto di Otamendi per motivi anche di intesa. Andiamoci a fare un'altra partita e testiamo meglio buon Rafinha, più che altro, perché Loftus è bocciato già da questa partita, che non mi ha piaciuto proprio. Allora, ragazzi, in questa partita faccio una modifica. Che volevo provare Rafinha punta, me l'aspettavo molto più forte, sincero. Guarda qua, è un carro armato, ve lo giuro, è un carro armato inguardabile, porco schifo. Bayer c'ha una finalizzazione che è particolare, perché è un tozzo, ti aspetti che c'ha una finalizzazione clamorosa, ma in realtà, mamma mia, quello è. Tanti giocatori non azzeccano più un contrasto, porco schifo. Oggi hanno deciso di farmi fare un video triggerante, ragazzi, sono nervosissimo. Comunque ve lo giuro, io quando escono i tozzi, e ci sono tutti questi giocatori stramega pompati, sono la rovina di questo videogioco, perché porco schifo, escono tutti gli automatismi, tutte cose in automatico che mi fanno impazzire. Questo mi sta azzeccando tutti là, meno male. Mi stavo azzeccando tutti i lati quando tiravo quel cazzo di movimento del portiere, porco schifo. Poi c'è una difesa che... Voglio fare il bastardo, Akanji è clamoroso qua. Akanji è il difensore, è clamoroso. Akanji in KP sono i migliori che ho provato fino ad ora. Oh. Ma che cazzo fa?
rigore. Oh, Rapinha contro tutti, ragazzi. Rapinha è l'unico che si salva, ragazzi. Non me la farà sicuro al 100%. Invece no. Bellissimo! Pignone, che golasso al volo alla Zinedine Zidane. Mamma mia, che finalizzazione qui da fenomeno. Ma poi con schifo lì uno pensa che tira, questo ha fatto il passaggio dietro fuori arco. Perché pensa di fare una giocata del genere? E l'ha alzata. Troppo di... Non ci vuole mai credere. Allora, ragazzuoli, dopo aver provato questi giocatori, che ok, Rafinha voto top, cioè un giocatore alla Neymar che potete dividere esterno, punto, dove volete, nella fase offensiva. Ma ragazzi, una Loftus Cheek, mamma mia, mi ha fatto penare, un bidone mai visto, voto 3, proprio non comprare. Non vale mai 200.000 crediti, ragazzi. È un mattone, non corre, non è lungo. Poi a me non ha intercettato veramente nulla, c'è da dire che comunque l'ho utilizzato a uno, quindi mai può essere quello il problema, ma la carta in sé per sé è grossa, mattone allucinante, non lo consiglio mai nella vita, mai mai. Rafinha invece è un giocatore top, Rafinha la vede skillare, vi divertite a skillare, va bene a lungo, sa fare un po' tutto. Magari non tira delle cannonate fortissime a livello di finalizzazione, non è fenomenale, però è un giocatore extra mega valido e voto 8, 8 e mezzo, se lo merita. Ma Loftus, state lontani da lui, raga, non mi sono trovato per niente. Spero che questo video vi sia piaciuto e queste piccole sclerate vi abbiano fatto divertire un pochettino. A me no, ve lo dico, perché ho tiltato. Vi mando un bacione, anche perché ho perso pure la connessione, quindi il top dei top. Ci vediamo domani in un prossimo video e ciao.